Signore e signori, questa sera daremo il via alla campagna Tieni pulita la tua città. Perciò ricordate, la grana sganciate e non inquinate. L'ho inventato io. Ecco, siamo arrivati. Passami il mio equipaggiamento d'assalto, Wrecker. C'è tutto, Boss. Qui bello, vieni, Lattina. Oh, ti sei scordato di caricarlo, capo. Ok, mio bel tesoruccio, andiamo a rovinare la loro festa. Così, manine al vento, sarete tutti da lavare a secco. Bella colletta, la incasso io. Questa è proprio una mascalzonata, vile inquinatore di città. Sta giù, accuccia. Le ordino di spegnere quel suo apparecchio. Oh, certo, la contento subito e accendo questo. Arrenditi, Joe, sei in trappola. Mi sa che vi sbagliate, sbirri. Bomba la smog in arrivo! Noi non ci facciamo intimorire dai rifiuti tossici, li sbaltiamo! Si vedrà, perché questo è soltanto l'inizio della più ardita e inquinante impresa di John Lurid! Guarda un po', capo, abbiamo compagnia. Mi sistemerò con una bomba di spazzatura. Chilecca, ci hai mancato! Ora siete da buttare! John Lurid ha rubato il denaro per il fondo città pulita. Ci inquina l'aria e ci sporca le strade. Che cosa fate in proposito, signor sindaco? Le rispondo subito. Cosa facciamo in proposito, comandante Lazar? Che cosa facciamo in proposito? Beh, vediamo. Salve. Che cosa può fare un pugno di prodi e avvenenti poliziotti contro Joe Lurid? Jones, aiutami. In qualità di cittadini possiamo combattere insieme. Per arrestare questo elemento inquinante. Certo, bisogna far presto. Se non fermiamo l'inquinamento, la città diventerà una discarica. Come pensate di ottenere la collaborazione della cittadinanza? È semplice, noi compariremo alla TV. Ma certo, il pubblico seguirà la nostra lotta e ci telefonerà informazioni preziose. Assicureremo alla giustizia quel pericolo pubblico prima ancora che sia finito lo show. Cielo, sono troppo nervoso per presentare la trasmissione. E se poi mi dimentico le battute? 4, 3, 2, 1, pronti, azione, ciao! Salve, salute a tutti! Benvenuti al programma Scuola di Polizia Non Stop. Siamo qui per chiedervi di aiutarci a ripulire la nostra città e a sbarazzarci di quell'ignominioso Joe Lurid. Come responsabile della Scuola di Polizia vi posso dire... sono convinto che... Ora colleghiamoci in diretta con l'agente Maoni. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sono il superagente Maoni. Sto cercando qualche indizio sul luogo del crimine. Professore, può dirci qualcosa su questa scienza detta spazzaturologia? La spazzaturologia è una scienza molto complessa. È francamente problematico parlarne. Il professore voleva dire che se scoprissimo da dove arriva questa spazzatura, potremmo facilmente risalire al criminale. Qui discarica, voi studio. Salve, cari cittadini, è una vera gioia essere di nuovo con voi. Spero che vi piaccia il nostro show. Che cos'è questo assembramento? State bloccando il marciapiede! Circolare, avanti!
È il momento per provare la mia tecnica anti-assembramento. Circolare! Ah! Ok, ok. Vabbè, andiamo a goderci lo spettacolo da Harry. Li ho fatti smammare, visto signore? Oh! Vi invito perciò a informarci se vedete Joe Lurid. E ricordate cosa dice l'orsetto ecologista. Tieni pulita la città o un brutto guaio ti capiterà. Lazar, ma perché permettono a quell'imbecille di parlare in TV? Doveva condurlo lei lo show, capitano. Ti do ragione. Certo che se catturassi Joe Lurid in diretta, diventerai il poliziotto più famoso di tutti gli USA. Un flash d'agenzia! È appena arrivato, comandante Lazar! Vediamo, Joe Lurid sta rapinando la First City Bank. Ed ora le notizie sul golf. Ehi, ma è qui dietro l'angolo, signore! Ah, finalmente la mia grande occasione. Harry, Samaoni e Jones, mi dirigo alla banca. Ricordatevi di portare la telecamera. Arrivano gli sbirri a sirene spiegate, Wrecker. È ora di ritirarci. Vi ho presi i rifiuti della società. Ehi, stavolta il capitano fa sul serio. Qui agente Mahoney con un servizio in diretta dal luogo della rapina. Toglietevi dai piedi! Lei sta ostacolando l'ingiustizia! Ma che fanno? Mettici giù immediatamente! Ma con piacere, signor capitano! Quell'avanzo di galera di Joe Lurid se l'è squagliata con $10,000. Ah, robetta, pochi spiccioli. E ha mandato all'ospedale due dei nostri migliori agenti. Sai, è divertente questo Ed show. Ora, una lezione sull'inquinamento dal nostro esimio professore. Dunque, esistono alcune pericolose sostanze chimiche come i clorofluorocarburi, tuttora permessi in diverse nazioni, in grado di distruggere lo strato di ozono. Ora vi faccio vedere. Poniamo come ipotesi che questa lampada sia in realtà il sole e che questo piatto di patate crude rappresenti la superficie terrestre. Ora il foglio di alluminio che ho in mano diventerà il nostro strato di ozono, che impedisce ai dannosi raggi ultravioletti del sole di giungere fino a noi, qui sulla Terra. Ma le sostanze chimiche pericolose emesse nell'atmosfera intaccano l'ozono, e quando lo strato di ozono viene distrutto, puffete! Il nostro pianeta rischia di diventare una bella e croccante patata fritta. Che idea! Diventeremo ricchi oltre ogni aspettativa! Ci faremo dare per questo prezioso strato di ozono uno sull'altro $50 milioni! Signore e signori della città, è in corso una battaglia per sconfiggere l'inquinamento e arrestare il malefico Joe Lurid prima che il nostro show si concluda fra circa 6 ore. A lei la linea, comandante Lazar. Oh, la ringrazio sentitamente, agente Mahoney. E ora anch'io farò la mia apparizione in TV. Ehi, Harry, che cos'è il televisore? Non toccare il telecomando, nonno. È l'ora della TV spazzatura in compagnia del vostro amatissimo Joe Lurid. Ok, adesso basta ridere. Voglio $50 milioni per le 5 di questo pomeriggio, oppure farò un buco nell'ozono grande quanto uno stadio. Oh, cielo, cielo! Quel folle ha riempito un razzo di clorofluorocarburi. Un buco di quell'ampiezza manderebbe arrosto l'intero pianeta. E la Terra diventerebbe una polpetta carbonizzata. Questa sera saremo ricchi, Wrecker! Ma capo, se quelli non accettano di pagare, come facciamo a lanciare il razzo? Oh, non fare il pedante! Professore, è possibile che si tratti di un bluff? Il razzo ce l'ha, signor sindaco, ma dubito che disponga delle conoscenze necessarie per metterla in orbita. Quel professore è la risposta, Wrecker! Noi abbiamo il razzo e lui sa cosa fare per lanciarlo! Andiamo, Wrecker, è la prima volta che rubo un cervello!
L'inquinamento delle acque è un altro grave problema del nostro ambiente. Chiedete a un qualunque pesce rosso e sentirete. Oh, scusami, Finnegan. Scuola di polizia non stop. Come Joe Lurid? Pronto! Individuato dove? È diretto qui alla scuola? Tutti gli uomini ai posti di combattimento! Non lasciateci soli, Joe Lurid potrebbe essere qui a secondo! Ah! Ecco il nostro uomo, Wrecker! Io? Già, capisci al volo, cervellone! Ha preso il professore! Addosso, ragazzi! Oh no! Così va a finire che mi viene l'asma! Abbiamo registrato tutti i tuoi misfatti, Joe! Ti beccherai 100 anni di galera! Torniamocene a casa! Fermo! I tuoi giorni da inquinatore sono finiti! Ho qualche dubbio, piedi piatti! Pagherai per questo crimine! Mi duole lasciarvi, carissimi, ma il professore ed io abbiamo altri bellissimi piani! I ragazzi della scuola ti insegneranno che non si può scherzare con madre natura. Quante sciocchezze! Il sindaco ha un'ora di tempo per pagare prima che riduca l'ozono un colabrodo col mio razzo. Ed ora un collegamento con gli agenti Zed e Switchak, che tentano di rintracciare il pericoloso criminale seguendo quella sua specie di cane meccanico. Ehi, guarda, è il tuo cane quello. Forza, Lattina, fagli vedere chi sei. Più in fretta, Zed, se lo catturiamo, forse potremo scoprire dove si trova il suo padrone. Credi di fare il cane se hai saltato un rottame? Ma dove stai andando? Buono, accuccia! Ci sarà pure il modo di fermare quel cane! Adesso lo svito! Dannazione! Povero Lattina! L'abbiamo neutralizzato! Complimenti, ragazzi! Bravissimi! Amici, spegniamo le microcamere. Ehi! Che cosa succede? Se tutta la città sta seguendo le nostre mosse, lo farà anche quello sporcaccione. Che cosa hai in mente? Insegneremo a quel buzzurro di Joe Lurid che a volte è meglio non fidarsi di quello che si vede in TV. Perciò ricordatevi, amici, se amate nuotare, attenti a non inquinare. Anche questa è mia. Facciamolo leggere a Lazar mentre tu fai mandare il nastro. Così gli facciamo perdere le nostre tracce mentre noi seguiremo le sue. Un altro comunicato. Diamo un'occhiata dietro le quinte ai nostri uomini mentre discutono il caso e riesaminano con attenzione gli indizi. A quanto pare se la stanno spassando. Già. Beh, mentre loro oziano, noi acciuferemo Joe Lurid e diventeremo famosi. Oh, oh, oh. Bene. Ecco i nostri valorosi agenti che esercitano i loro riflessi in attesa di una nuova promettente pista da seguire. Non sanno più che pesci pigliare, Wrecker. Adesso è arrivato il mio momento di andare in onda.
Ci serve la vostra collaborazione per arrestare quello sporco furfante e per impedirgli una volta per tutte di distruggere lo zoo. Signor Sindaco, pare che la polizia sia corto di idee, mentre lei è corto di tempo. Mancano 10 minuti al conto alla rovescia, allora dov'è il denaro? Ride bene chi ride ultimo, Joe Lurid. Tanto più che il suo cane ha addosso una bella trasmittente. Già, ci crede fuori combattimento e invece gli piomberemo addosso come un ciclone. Fra un minuto saremo fuori di qui e allora faremo i conti con Joe Lurid. Guardate, il cane ci ha infilato là dentro! Qui su Hitchcock, il cane di John Lurid è appena entrato! Nel deposito di rottami, nel vicolo della vecchia palude! Ehi, ma allora i ragazzi non stanno con le mani in mano! Arriviamo, su Hitchcock! Non mi batteranno sul tempo, quel delinquente è mio! Bentornato, carino mio! Sapevo che l'avresti fatta in barba a quegli stupidi. Tieni un dolcetto, Wrecker! Ormai è arrivato il momento dell'ultima trasmissione! Rifletta, la prego! Non si può scherzare con lo zoo! Tra un minuto il telecomando farà partire il razzo, sindaco! 60! 59! Se ci tiene a salvare lo zoo, mi consegni 50 milioni! La nostra sola speranza sono gli uomini della scuola di polizia. 46! 45! Prendiamo il telecomando e fermiamo il conto alla rovescia. Reggiti, Blaster! Attenzione! Il telecomando! 22! 21! Allora, Joe Lurid, sei pronto per la prigione? Disgraziato! Ora abbiamo perso il telecomando! Questi li sistemo io, capo. No! Capitano, come va? Questi piedi piatti me li trovo sempre tra i piedi! Che vuoi farci? È la vita! Dobbiamo pur mangiare! Presto! Corriamo al battello! Santi lumi! Dobbiamo trovare il telecomando prima che faccia partire il razzo! 2, 1, lancio! Possiamo ancora disinnescare la testata? Si offre qualcuno volontario? Per andare lassù! Tu sì che hai fegato, House! Forza! Il nostro amico non deve sguagliarsela! Trattenete il fiato, cari amici! Siamo alle battute conclusive della nostra storia! Se riusciamo a disattivare il sofisticato dispositivo di emissione del gas, salveremo lo zoo. Sei sicuro di quello che fai? Questa razza non esploderà. Ci serve una barca. Tombola! Missione compiuta, lo zoo è salvo. Oh, mi fa piacere. Ma ora mi dici come torniamo a casa? Beh, non lo so, non mi intendo di razza. Sei in trappola, Joe Lurid! Hai finito col crimine! Ho trovato, vieni quassù! Il tuo intervento è determinante per scendere. Non sono sicuro che sia una buona idea! Guardate, due agenti cadenti! Prossima. Qui è il comandante Lazar che vi ricorda: non inquinate l'aria, non inquinate mai l'acqua e soprattutto non dondolatevi.